Ciao ragazze, allora oggi video sui 5 prodotti top preferiti del periodo. Non ho mai fatto questa tipologia di video, però dato che sto utilizzando spesso questi prodotti e mi ci sto trovando bene, ho deciso di realizzare un video e parlarvi di questi prodotti. Allora, di questi prodotti, sempre, vabbè, non ci fate caso che io mi ripeto continuamente. Comunque, inizio con gli ombretti Bampo di Pupa che ho preso grazie a la promozione Tutte pazze per Pupa con il coupon da 5 euro. Sono riuscita a stampare tre coupon da 5 euro e ho preso due dei ombretti in crema Vamp di Pupa e il mascara Pupa Vamp. Allora, e vi parlo in particolare di questi due prodotti, ovvero il 101 di Pupa, che è questo color champagne molto molto luminoso, si stende facilmente, non fa grinze, non si indurisce e si sfuma, che è una bellezza. E poi ho preso la tonalità 100, se non erro, sì, che è un color carne leggermente satinato, molto molto utile secondo me. Infatti ho deciso di scegliere questi colori, diciamo nude o neutri, perché così li posso sfruttare di più. Vi faccio vedere gli swatch. Come potete vedere sono super super pigmentati e super luminosi. Allora, questo è il 101 che vira più allo champagne e questo è il 100 che è diciamo un color carne un po' più shimmer. Infatti spesse volte lo utilizzo mettendolo su tutta la palpebra e facendo tipo una riga o di matita o di eyeliner, sta benissimo. Come potete vedere non vanno via, manco a pagarli, e io sto pigiando fortissimo. E sono dei prodotti che si sfumano facilmente. Ovviamente non è che aspettate tipo 3 ore prima di sfumare, però a differenza dei sul color di Astra, che una volta fissato, cioè una volta applicato, si fissa e la rimane e non c'è verso di sfumarlo, questi qui sono ottimi perché si sfumano facilmente. E vi ripeto, ho preso questi due colori qui perché li ho trovati più utili. Cioè, li ho potuti utilizzare, li utilizzo spesso anziché prendere colori un po' più particolari. Ha una vasta gamma di colori, davvero. Infatti, sono stata tipo 3 ore nel negozio a decidere quale volevo. Volevo addirittura quello lì nero con i glitter che l'hanno paragonato all'Illusion d'Ombre di Chanel, se non sbaglio. Però ho deciso poi di prendere questi colori neutri, così li posso sfruttare facilmente. Se no, insomma, è un peccato che tengo tanti colori comunque particolari che li utilizzo poco, a dire la verità. Quindi, dato che comunque sono prodotti buoni e c'era questa promozione, ne ho voluto approfittare prendendo prodotti che comunque ero certa che li utilizzavo. Quindi ve li straconsiglio. Mi auguro che ne avete approfittato anche voi della promozione Tutte pazze per Pupa. Se non sbaglio era fino al 30 settembre, quindi si può dire che è finita perché oggi è 29 settembre, ma davvero ci valgono. Poi costano tipo l'uno 9 euro, quindi il risparmio c'è, è sentito, insomma. Quindi consigliatissimi. Poi un altro prodotto di cui vi voglio parlare è questo duo Terra Blush di Wycon, ed è della collezione limitata Luxury Revolution. Però io ogni volta che sono andata da Wycon l'ho ritrovata, quindi secondo me ce l'hanno ancora, ed è lo Sparkle Face Palette nella tonalità non lo dice? No, non ha tonalità, comunque la più scura. E questo qua è un prodotto con una scadenza di 18 mesi ed è 9 grammi di prodotto, quindi davvero un botto di prodotto. E come potete vedere, sto strautilizzando la terra perché la utilizzo anche per il contouring. È molto molto pigmentata. All'interno presenta qualche glitterino, ma una volta steso non si nota non si nota proprio. E l'ho utilizzata anche adesso, quindi come potete vedere non è
di quelle terre ultra shimmer, arancate, che insomma, non sono adatte per il contouring, ma le possiamo utilizzare come bronzer, va. E anche il blush è molto bello perché è un color malva. Mi scuso perché mi rendo conto che è tutto sozzo. Questo è il blush. Ed è un bellissimo color malva. Super scrivente, niente da dire davvero. Io adoro i prodotti Wycon, no? Ve lo ripeto ogni volta che mostro qualche prodotto Wycon. Poi, un altro prodotto che sto utilizzando tanto e che mi piace da morire è il correttore di Deborah 24 ore Perfect nella tonalità 04. È davvero fantastico. Ho avuto modo di prendere il tester e devo dire che è fantastico, me lo sto mangiando. Dura tantissimo ed ha un'ottima coprenza. Illumina moltissimo la parte, insomma, sotto l'occhiaia. Non lo so, dà più luce al viso, mi piace molto e ve lo straconsiglio. Il prezzo va intorno ai 6-7 euro, però io vi ripeto, ho avuto la possibilità di comprare il tester perché comunque frequento quel negozio, sono una cliente abituale e mi hanno dato questa possibilità perché una ragazza nei commenti mi ha scritto: i tester come fai a comprarli? Non è possibile comprarli. Io tanto li compro, vi ripeto, perché sono una cliente fissa di quel negozio, quindi mi conoscono e mi fanno queste cortesie. Insomma, ve lo straconsiglio davvero, è un ottimo correttore, ha tante varianti di colore, è un correttore a stick, super coprente, non è per niente pastoso, non va nelle pieghette, straconsigliato e dura tantissimo, si fissa e la resta. Quindi consigliatissimo. Poi, un altro prodotto che mi ha lasciato senza parole, è davvero colossale, è il The Colossal Volume Express della Maybelline New York. Ho avuto un mazzo, si può dire, se si può dire, come diciamo noi qui, un mazzo, a trovarlo, insomma, al mercatino a 5 euro. Perché comunque dava acqua e sapone, vira dai 10, 11 euro, 9 euro. Comunque ho risparmiato un pochettino di soldini. Anche perché non sapevo sulle mie CIA come si comportava, quindi spendere 12 euro e poi sulle CIA fa un po' schifo, sinceramente mi rodevo un po'. E quindi l'ho presa al mercato. Nella confezione quelle lì che trovate nei supermercati, quelle lì sigillate, ed è davvero fantastico. L'applicatore è quello lì, il nuovo applicatore Look Felino, è incurvato, vi faccio vedere. In questo modo qua ed è fantastico ed è quello che ho su, non so se si può notare. Io mi rendo conto che tutte le ragazze per far vedere il mascara sono tutte belle disinibite, si mettono là e si vede benissimo. Io mi sento tipo un'inceppata che non so se si vede o meno, comunque vi assicuro. Vedete? Fa delle CIA fantastiche, incurvate, le allunga, le fa belle, belle nere nere, è qualcosa di fantastico, veramente 5 euro ben spesi. Infatti, se, oddio, se lo ritrovo, me ne comprerò sicuramente un altro per scorta e ve lo straconsiglio. Ci sono comunque altri tipi, sempre di The Colossal della Maybelline, però io ho provato questo e vi consiglio questo qui, il Volume Express Look Felino. Poi mi piace perché sopra tiene, la confezione è giallo perlata con sopra il leopardato, quindi io adoro il leopardato, è molto molto carino. Poi come ultimo prodotto io sto amando alla follia questa BB Cream della Midas. Ho avuto la possibilità di provare questo prodotto dall'azienda, vi lascio giù nell'info box il link al sito della Midas. È una BB Cream biologica, non è testata sugli animali, il mio colore è bronzo lucido. Le confezioni sono realizzate al rispetto dell'ambiente, quindi riciclabili ed è un'azienda insomma biologica. Comunque giù nell'info box vi lascio il link al sito perché oltre a fare insomma questi prodotti insomma di make up tipo BB cream fa anche
anche prodotti per la cura del corpo e capelli, molto molto validi, sempre bio. E i prezzi, essendo comunque prodotti bio, non hanno neanche un costo eccessivo. A me, è stata mandata la colorazione bronzo lucido, che, in realtà, come allora, innanzitutto io adoro la consistenza, che è tipo mousse. Vedete, questo è il colore, che rispetto alle altre BB cream non è liquida, ma è tipo mousse e mi piace tanto. Rispetto alle altre BB cream ha una coprenza, come potete vedere. Vabbè, qua ci ho messo un botto, però vi assicuro che è coprente ed è quella che ho sul viso. E la colorazione, essendo bronzo lucido, come potete vedere, ha tipo questi riflessi che sul viso danno una luce e rendono il viso radioso, che è qualcosa di fantastico. Davvero la sto amando e potrei anche utilizzare il fondotinta perché comunque non fa più quel caldo torrido. Si può utilizzare tranquillamente, però sto amando lei alla follia, ha un odore, un piacevolissimo odore, e come potete vedere comunque si copre. Questo è l'effetto che ha sulla pelle, vedete, molto molto lucida come prodotto e dà proprio luce al viso. Io comunque tampono un po' di cipria perché come potete vedere si vede che comunque queste iridescenze sono eccessive. Non sono eccessive, per evitare troppa, capito, l'effetto lampadina al viso, ci passo su una cipria trasparente e l'effetto è quello che ho sul viso. Molto molto naturale, però come potete vedere è tipo radioso. Ovviamente io amo questo colore perché è il bronzo lucido, ma c'è anche il bronzo mattificante, magari adatto per quelle ragazze che hanno la pelle lucida, grassa, e non è il caso, insomma, di utilizzare un prodotto del genere perché sennò tendono a lucidarsi troppo. E niente ragazze, sono i miei 5 prodotti top del periodo, l'ho voluti fare perché sto utilizzando davvero solo e soltanto questo, li utilizzo tutti i giorni, cioè anche se utilizzo vari, anche ombretti non in crema ma in polvere, comunque cerco di abbinarci questi, come mascara utilizzo questo, oddio mi strozzo, il correttore sto amando questo, cioè ho notato che comunque sto amando questi prodotti e volevo insomma condividerli con voi. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti top del periodo, me lo lasciate magari giù scritto nell'info box. E niente, io vi mando nell'info box, nei commenti, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!